Gara interessante, con tanti temi intriganti. Sì, quindi tandem austriaco nelle prime due posizioni, poi appunto Rieber a 39 secondi, che verosimilmente verrà ripreso da Rijek, Grobak e Akito Watabe, e poi questi quattro si lanceranno alla caccia dei primi due. Non viene guagliato il record di Bjarte Engen-Vik per i segmenti di gara vinti nel salto, ma è questione di settimane. Eh sì, non di giorni, perché appunto dovrebbe essere l'unica gara di Rieber in questo weekend. Però se oggi raccoglie poco, non lo fai gareggiare domenica? Watabe e Rijek. Io in sede di presentazione dicevo due per la generale, dai, facciamo anche tre aggiungendo il tedesco e il giapponese, senza voler togliere nulla agli austriaci, che però non penso possano giocarsela. Hanno qualcosa. Parte 27esimo, 2 minuti e 28 dalla testa. Quella centrale, quella più dura, porta al chilometro 300 metri, però non dimentichiamo il dentino finale che porta ai 2200 metri, in sostanza dove ha attaccato De Fabiani durante il Tour de Ski. Quindi c'è terreno per fare selezione, però ripeto, il tracciato è molto scorrevole e quindi tutti si possono adattare al meglio. Vale con 5 km di fondo, poi due giorni dopo la gara individuale con 10 km di fondo e poi a chiudere la staffetta. Comunque Mario Zeidel ci prova, ne ha già vinta una in questa stagione, quella di apertura di gara disputata a Cusamo. In quell'occasione fu il migliore nel segmento di gara di salto e riuscì a difendersi nel fondo. La strategia per lui è una sola: partire a tutta e cercare di resistere per 10 km. Semplicissimo non sarà, e potete notare da queste prime immagini come sia ben preparato il tracciato, impegnativo, ma ripetiamo, assai scorrevole. Ricordiamo anche un fatto: in questa stagione si sono disputate 8 gare di Coppa del Mondo, 7 sono state vinte dalla Norvegia. L'unica non vinta da un norvegese l'ha conquistata proprio Mario Zeidel. Esatto, e poi i due norvegesi che hanno vinto sono all'inseguimento, Rieber e Grobak. È partito anche Ernest Jain, che non sarà assolutamente un fattore in questa gara, però potrebbe portare a casa qualche punticino, che fa sempre morale. Esatto, Jain ha saltato molto bene, però sugli sci stretti i limiti sono noti. Appunto, per il russo l'obiettivo è rimanere nei 30. E poi si susseguono le partenze. Adesso è il turno di Jan Schmidt. Yoshito Watabe, Oeftebro. Esatto. Jan Schmidt ci prova, vediamo se riesce effettivamente a ritornare sul terzetto davanti. Poi attenzione anche al tandem Geiger-Frenzel, distacco 1,40 dalla testa, raccoglieranno tanti atleti lungo la pista, tra cui François Brault e anche Klaffer. E Klaffer. Sì, Klaffer che parte pochi secondi prima. Poi ricordiamo che nelle nazioni di vertice, alias Norvegia e Austria, c'è partita aperta per i pettorali, per i mondiali. Beh, è chiaro, ci saranno ancora tante gare a disposizione per selezionare gli atleti che prenderanno parte agli eventi di Zefeld e Innsbruck. Poi le gare di fondo saranno sempre a Zefeld in ogni caso, ma tanti sono i nodi da sciogliere e sarà difficilissima la scelta per i vari direttori tecnici. Effettivamente in casa Austria c'è già chi ha vinto, vedi Zeidel, chi ha fatto podio, vedi Rehrl e Fritz, e quindi comunque i veterani hanno bisogno di risultati se vogliono provare a sovvertire queste gerarchie. Nel frattempo è partito Samuel Costa, che comunque sta disputando una buona stagione considerando il lungo periodo in attività e i pochi salti effettuati in autunno. È prossima alla partenza anche di Alessandro Pittin, Costa che effettivamente è già entrato tante volte in zona punti in questa stagione. Hirvonen, Pittin, Orter, quindi tre atleti decisamente competitivi nel fondo, subito dietro c'è Fabian Risle. Direi che questi quattro sono destinati a recuperare tante posizioni e probabilmente a chiudere a ridosso dei primi 10. Se poi entrano tra i migliori 10, tanto di cappello, ma trattasi di impresa. Sì, quello non dipende solo da loro, ma anche da come si porrà là davanti la situazione, ovvero come evolverà la competizione. Mario Zeidel è un atleta che comunque è migliorato nel fondo rispetto alla versione del passato. È chiaro che non sarà mai uno specialista di questo segmento di gara. Non dimentichiamo però che tanti austriaci in passato hanno cambiato forma. Vedi Stecker, vedi Gruber, atleti che nella prima versione erano dei grandissimi saltatori con delle lacune enormi nel fondo, ma poi sono diventati molto più competitivi anche sugli sci stretti. Tanto abbiamo visto che Rijek, trascinandosi dietro Akito Watabe e Grobak, stavano già sorpassando Jain.
ma questo è scontato, il russo non rimarrà con questi atleti perché non ha un passo all'altezza. Più che altro di quel gruppetto lì sarà interessante capire se ci sarà cooperazione o se qualcuno si dannerà l'anima per tirare gli altri. Ecco, tradotto, ti domandi se Grobak si metterà a tirare. Ecco, appunto. Perché ha lì davanti Riber, però questa è una disciplina individuale alla fine, quindi non credo che possa esistere qualcosa di comparabile a un gioco di squadra ciclistico. Più che altro pensavo anche al fatto chi è più furbo magari da stare un pochino più coperto in maniera tale da evitare di spendere troppe energie e magari usarle poi nel finale. Allora, Riber aveva 39 secondi da recuperare su Mario Zeidel, al chilometro 300 metri ha tirato giù 12 secondi. Sono già tanti, veramente. Vediamo quelli dietro, che avevano un distacco di 50 secondi. Esatto, ragioniamo sui 50 secondi di Akito Watabe, non sui 52 di Rijek e Grobak. Beh, l'impressione è che Riber sia andato più forte di chi insegue. Sì, decisamente. Questi stanno andando con non lo stesso ritmo di Zeidel. Però abbiamo già una notizia. La strategia di Jan Schmid di riportarsi su quelli davanti viene meno. È fallita, sì, perché sta perdendo terreno. Qui vediamo Oeftebro in compagnia di Yoshito Watabe. Jan Schmid direi che anzi ha perso terreno rispetto a quel terzetto inseguitore. Sì, qui vedo un passo abbastanza letargico. Se il ritmo è questo, attenzione perché da dietro potrebbero rientrare. Quelli da dietro che possono rientrare sono Bro, Klaffer, Frenzel e Geiger. Dov'è Jan Schmid in tutto questo? Non è passato nei primi 10. È questo? È lui. Sta facendo tantissima fatica Jan Schmid. Sì, io non penso che sia un problema di materiale. Probabilmente ha perso 20 secondi in un chilometro e 3. Non è un passo di Jan Schmid assolutamente. Mentre Geiger e Frenzel sono partiti forte, in particolare Erik Frenzel che ha tirato giù 13 secondi, sì, 12 rotti. Dai. Massimiliano, Riber è l'uomo più veloce. Sì, sì, questo l'abbiamo capito da subito. Ripeto, se Riber vince questa, mettiamoci il cuore in pace perché questa stagione verrà dominata fino alla fine. Sì, poi domenica magari non gareggia perché i norvegesi vogliono trattenerlo un pochino, risparmiare un pochino le energie e allora lascia il campo libero ad altri. Beh, non sai, quanti punti ci sono a disposizione nella tappa di Shadow? 300? 300. Fanno gol a quei 300 punti, si può sacrificare una gara. Io sinceramente avrei fatto scelte diverse, nel senso che gareggiare domenica non credo che possa cambiare granché nella strategia di River. Tanto abbiamo diverse mancate partenze, una importante perché è quella di Terence Weber che era numero 13 come partenza, poi mancano anche Pashaev e Pasout, il russo che partiva per 30esimo e il ceco per 34esimo. Quindi tra squalifiche e quant'altro avremo 43 atleti in pista anziché gli abituali 50. Costa è 20esimo al chilometro 3 e viaggia in solitudine. Pittin con Hirvonen, Orter, Riesle e Hug sono a 2 minuti e 20. Sì, ha tirato giù 6 secondi Pittin per la precisione, transitato a 2:21 e 7, però Pittin non ha mai partenze esplosive, è un diesel che quando carbura ha un ritmo insostenibile per tutti gli altri. Passa anche Kostner al chilometro 3. 24 e 3. Allora, Riber ha guadagnato tantissimo nella prima parte del giro, meno invece nella seconda parte, a differenza di Rijek, Watabe e Grobak che lo vedono, non sono così lontani. Però più o meno siamo lì, e non c'è accordo per il momento. C'è Rijek che sta dicendo qualcosa a Grobak che non ha ancora tirato un metro. E adesso è Watabe che sta facendo il ritmo. Grobak che ha già avuto stare tese con vari tedeschi in passato, soprattutto con Riesle, però anche Rijek non è un tipino tranquillo. Ecco, comunque ci sono 19 secondi tra Riber e Akito Watabe che erano gli stessi che c'erano al chilometro 3, mentre qui vediamo Oeftebro con Yamamoto, Feist e direi Yoshito Watabe che avevano un ritardo di 1:13 da Zeidel e stanno perdendo, ma soprattutto stanno venendo raggiunti da quelli dietro. Sì, c'era un atleta che stava rientrando, Klaffer probabilmente, che sembra in palla. Sì, Klaffer che si trascina dietro Geiger con Jan Schmid che è stato riassorbito, ci sono anche Frenzel e Bro in quel gruppetto. Beh, questi atleti possono ambire alla sesta posizione, difficile che possano andare a prendere i 5 davanti, proibitivo, ma il sesto posto è ampiamente alla portata. E sarebbe un buon risultato soprattutto per un Frenzel a rientro. Sì, Frenzel che è ancora lontano dalla versione migliore.
di sempre inquadrato Seidel, che fa da lepre suo malgrado. Ryggdarien Jörgen Gråbak. Ja, jeg spådde først start at Seidel kom til å bli hentet på tredje runden. Men da av blant annet de tre guttene her. Og dem og Girom skal de klare det. Både å hente Seidel og også Riber. Det ikke så forutsigbart. Det ikke så enkelt å forutse hva som skjer når vi har den avstand vi hadde etter hopprennet i dag. Det klart her, det har jo fordelen at de kan bruke hverandres styrke, disse tre. Ja, Matabe som gjør en jobb der, og Rydsjekk og Gråbak lå og kruse, det blir jo kruse litt bak der. Gråbak, hvis det spurte egenskaper, det renner han vant i Ramsal, da var han på oppløpet der, var uslåelig. Ja, var det. Meget sterk der. Passerte Riber på cirka 30 på et punkt der, og nå har det gått 10 sekunder. Di nuovo in diretta dalla Val di Fiemme, qui vediamo che Rijek adesso ha dato il cambio ad Akitovo Tabe con Gråbak che fino a questo momento non ha tirato per un metro. Ed è difficile che lo faccia perché a questo punto non vuole mettere in difficoltà Riber che sta andando di suo molto forte. Attenzione anche alla rimonta di Alessandro Pittina, al momento è 22esimo, si sta riportando su Samuel Costa 20esimo. E davanti ci sono tanti atleti ormai a tiro, a partire da Greidver 16esimo, quindi Pittin oggi sembra davvero in palla, insieme a lui ci sono Risle, Hirvonen, Hug e Orter. Difficile che Hug possa rimanere con gli altri quattro. Costner è 36esimo, ai 2,5 km, la zona punti è prossima, però sono veramente in tanti lì. E chiaramente Buzzi e Meyerhofer navigano nelle retrovie invece. Vedere il distacco, o per meglio dire il vantaggio che ha Seidel su Riber, il distacco di Riber da Seidel. Beh, a vista d'occhio Riber si è avvicinato in un poco, qui siamo attorno ai 15 secondi, per cui potrebbe rientrare nel terzo giro probabilmente, certo che la qualità attuale che Riber riesce a esprimere nel fondo è incredibile, considerando poi cosa possa fare sul trampolino. Aveva 19 secondi di vantaggio Riber sul terzetto inseguitore al passaggio di 2,5 km e qui sono rimasti più o meno tali, ha ceduto qualcosina. Un paio di secondi li hanno recuperati. È una gara molto interessante perché questo terzetto potrebbe davvero rientrare su Riber e su Seidel. Poi bisognerà vedere cosa succederà se e quando Riber si rimetterà in scia a Seidel. Tempo per ragionare probabilmente non ce n'è. Però non dimentichiamo che Riber in finale è molto temibile. Eh sì, e inoltre c'è questo Gråbak che sta rimanendo molto coperto. Tanto qui è andato a formarsi un gruppone ormai di atleti. Quindi Frenzel, Geiger, Klaffer e Bro sono rientrati sul gruppo che era guidato da Oftebro. Esattamente. E qui c'è in palio la sesta piazza. Sì, e adesso il ritmo sta venendo fatto direi da Geiger. Sì, Geiger pimpante, invece Yermit sembra davvero in difficoltà, è in coda a questo gruppo e fa fatica. Beh, c'è qualcosa di strano effettivamente nella gara di Yermit, perché proprio avrebbe dovuto partire a tutta e invece si è proprio spento, adesso sì, è al gancio, ma sta facendo tantissima, troppa fatica. Poi qui abbiamo Greidever, credo, e Denifel, però dietro si vede già la sagoma di Alessandro Pittin che ha scavalcato Samuel Costa. E sta guidando sempre quel trenino con Risle, Hirvonen, Water e Hug. E qui sempre inquadrato Seidel. Per il momento fa da battistrada. Ma ancora per poco, perché Riber potrebbe rientrare. È anche vero che Riber ha profuso tante energie in questi primi due giri, E anche da dietro si stanno avvicinando. Eh sì, questa salita c'è un forcing di Rijek. Riber che ha lavorato tanto anche sulla tecnica di sciata per renderla più redditizia rispetto al passato. Non dimentichiamoci che l'incidente alla spalla venne proprio in una salita. Sì, partiva davanti, ci fu questo incidente. Proprio una team sprint. Comunque Pittin con Risle, Orter e Hirvonen sono a 1:53 dalla vetta. Sì, potrebbero chiudere questa tornata insieme a Greidever e Denifel, quindi
in sedicesima posizione, giù di lì. Costner che è 37esimo e viaggia in un gruppetto che è trainato da Chris Graser, Taylor Fletcher ed Erola, che ecco, sta scremando. Seconda parte della seconda tornata favorevole a Johannes Rijek, Kito Watabe e Jürgen Grobach. Ormai vedono da vicino Rieber, che dà quasi l'impressione di rialzarsi attendendo che arrivino gli altri tre. Credo che ci sia possibilità di riportarsi ugualmente su Mario Zeidel. Non vorrei che Rieber avesse un po' esagerato nei primi 4 chilometri, perché adesso, il ritmo è stato forsennato. Sì, effettivamente era davvero molto tirato. Adesso ha probabilmente cambiato strategia, sta aspettando di farsi riprendere. Però a questo punto potrebbe anche mettersi bene per Zeidel, nel senso che Rieber ha detto: oh, io ho tirato fino adesso, adesso fate qualcosa anche voi. Per esempio Grobach, adesso tu non hai più la scusa del norvegese davanti. Infatti Grobach stava affiancando Johannes Rijek. Dietro abbiamo un gruppo staccato di 1 minuto 05, forse qualcosa in più, guidato da Klaffer. Klaffer, direi, sì. Klaffer e poi tedeschi, Frenz e Geiger. Schmidt, Feist e Oftebro sperdono i pezzi, gli è uscito Watabe, bro. Beh, questa è una bella palestra per Oftebro, eh. Se riesce a rimanere col treno di Geiger e Frenzel, vuol dire che il ragazzo è già competitivo anche per le zone alte della classifica in Coppa del Mondo. Ho visto Greider tirarsi dei colpi sulle gambe. E adesso aspettiamo il passaggio di Pittin, che dovrebbe essere prossimo. Sì, chiaramente chi si è staccato in questo gruppo sono anche Jain, che è stato riassorbito. Pittin non si è ancora riportato su Greider e Denifel, però dovrebbe essere prossimo. Balleranno una decina di secondi scarsi rispetto ai due austriaci, anche meno. Sì, adesso passano Riese, Hirvonen e Pittin, sono appunto a poco meno di 10 secondi. Tanto qui c'è l'aggancio. Però attenzione, Orter e Costa si sono staccati dal gruppo guidato da Riesle con Hirvonen e Pittin, ma era prevedibile. Quindi adesso Zeidel è al comando, c'è questo quartetto all'inseguimento e adesso c'è Grobach che effettivamente si è messo davanti. Beh, evidentemente Rieber si è reso conto di non avere la possibilità di andare a prendere Zeidel, o comunque ha speso troppo nei primi 4 chilometri. E quindi si è rialzato. Tutto questo fa il gioco dell'austriaco, non c'è dubbio, però io credo che in 5 km gente come Rijek e Grobach possa guadagnare poco più di 20 secondi su Zeidel. Sì, la speranza che ha Zeidel è che dietro ci sia un momento di impasse, di mancato accordo, e a quel punto lui potrebbe veramente sperare di arrivare fino in fondo. Esatto, questo è il primo tratto di salita della tornata che porta ai 550 metri. Mario Zeidel era vicino alla conclusione di questa parte dura della pista e a occhio ci sono ancora 25 secondi o giù di lì, eh? Sì, adesso è Grobach che si è incaricato di fare il ritmo, però da qui al chilometro 3 si può recuperare tanto, quindi è una fase chiave della gara. Il vantaggio sul gruppo Rijek, Grobach e Watabe era di 26 secondi. Per adesso comunque non ci sono atleti che vanno in difficoltà. Sì, qui a Kito Watabe si è fatto sfilare e Rieber si è messo proprio in coda a questo quartetto, e come è giusto che sia, mentre dietro nel secondo gruppo inseguitore sono rimasti in 5. I 5 sono Klaffer, Frenzel, Geiger, Schmid e direi Feist. Può essere Feist, quindi Oftebro si è staccato? L'impressione sì, è perché sì. Il pettorale della Norvegia è il 7 di Jasmin. Sì, Oftebro era lì sulla sinistra del teleschermo che stava venendo sopravvantato anche da Bro. Ma comunque questi sono in lotta per un piazzamento per migliori 10, abbiamo detto, difficile fare meglio di un sesto posto. Sì, perché comunque quel quartetto là non lo riprende. Ecco, questo momento chiave della gara. Andiamo a vedere che margine riuscirà ad avere Mario Zeidel a 6 km 300 metri. Quindi a metà della terza tornata. Erano 26 secondi di vantaggio, l'impressione che si possa anche essere sotto i 20 in questo momento. Ed è sempre Grobach che tira. Venuto meno Rieber là davanti, si è messo in azione lui. Sono anche meno di 20 secondi. Forse. Siamo lì. 20 secondi. Beh, ha tenuto abbastanza bene Mario Zeidel. È chiaro che si sono guardati nel momento in cui c'è stato il ricongiungimento con Rieber. Grobach si rialza, però a Kito Watabe si è messo davanti. Sì, Grobach si è rialzato, ha guardato Rizek, ha detto io, davvero, e ha fatto passare a Kito Watabe. Però il ritmo più forsennato dietro con Frenzel indiavolato che si trascina Klaffer, Geiger, Jan Schmid
Emanuel Faist, è dura comunque per Emanuel Faist rimanere con questi. Questi avevano un ritardo di 40 secondi da chi c'era davanti ai 5 km. Ne hanno meno adesso. Sì, 32 ti direi, quindi hanno recuperato. Frenzel veramente indemoniato. E poi qui ci sono Bro e Optebro. Stanno viaggiando in compagnia. Ma questi possono essere anche raggiunti da Alessandro Pittin, che vediamo sul fondo del teleschermo. Eccolo qui, dietro a Hirvonen e Riesle. Sono rimasti con Pittin anche Greidever e Denifel, ma Denifel è destinato a staccarsi, probabilmente anche Greidever. Ma comunque Hirvonen è diventato una locomotiva incredibile, eh? Questo è il miglior Hirvonen di sempre nell'uscita di fondo ed è uno dei big in assoluto del circuito della combinata nordica. Come tu dicevi, se si ritrova nel salto sono dolori per tutti. Sì, poi sì, se trova un po' di qualità sul trampolino diventa un uomo da battere tra Zeffe e Innsbruck. Quindi andiamo a vedere il salitone, aspettiamo il passaggio di Costa che si è proprio staccato. Non ha ancora ripreso Yain. Beh, comunque strategia saggia quella di Samuel Costa, non si poteva rimanere con Pittin, Riesle e Hirvonen. Viaggia in compagnia di Horter, sono 21esimo e 22esimo, Yamamoto e Yain sono alla portata. Sì, anche Denifel non è lontanissimo qualora perda il traino di Pittin. Però dietro stanno arrivando Taylor, Fletcher ed Erola, che si trascinano dietro anche Gerd Graser, Mekiao e Mutro, oltre che Nagai. Vediamo se Mario Zadella riesce a mantenere 15 secondi di margine su chi insegue. Atleta salisburghese, San Veit in Pongau, non lontanissimo da Schwarzen in Pongau, dove sono cresciuti agonisticamente tanti saltatori di spicco, vedi Stefan Kraft o Holzel per guardare al settore femminile. Hai detto poco. Intanto Costner ha perso il treno per la zona punti, non era facile tenerlo, per carità, però. C'erano 20 secondi di differenza tra Zeidel e il gruppetto inseguitore. Attenzione, perché Mario Zeidel inizia a sognare. Ha guadagnato qualcosina. Eh sì, perché nella seconda parte di giro ha guadagnato 4-5 secondi. Quindi non è Akito Watabe l'atleta ideale per dettare il ritmo agli altri. Guarda, Groba che si è spremuto per un paio di chilometri, forse qualcosina meno. Rige che ha iniziato prima della gara. River comunque si è fatto riprendere. Mi sorprende Faist perché sta rimanendo nel gruppo di Frenzel. Quindi insomma, Faist è legittima il ruolo di quinta forza, esatto, del movimento tedesco. Klaffer cerca questo risultato pesante per provare a strappare un pettorale per i mondiali. Sì, è vero, manca ancora tempo, però bisogna fare il risultato obbligatoriamente. Guarda, per quanto visto oggi, considerando che manca Martin Fritz, Klaffer potrebbe essere quarto. Poi bisognerà capire la dimensione di Bernard Gruber, che sta saltando male e non ha gareggiato nella prova odierna. Poi dipende anche dal trampolino, magari. Certo. Tieni quello schermo in una gara, sembra che lo convochi, perché devi fare il risultato anche da questo punto di vista. Denifel nato e cresciuto a Innsbruck, non dimentichiamolo. E arrivato praticamente agli sgoccioli della carriera. Sì. Adesso Mario Zadel sembra decisamente affaticato, però il margine è importante e se da dietro nessuno ci prova, l'austriaco potrebbe resistere fino al traguardo. Gli è andata veramente bene che Rieber non sia riuscito a riportarsi su di lui e abbia deciso di rialzarsi, perché è venuto meno il punto di riferimento per gli inseguitori dietro. L'errore è stato quello di lasciare Watabe davanti nel terzo giro. Però lì il pollo è stato Rizek, che non ha dato il cambio a Grobak. Sì, anche Grobak poteva comunque rimanere davanti perché c'era sempre la possibilità di andarla a vincere la gara. Adesso è diventato tutto più complesso e si sta staccando Akito Watabe, sta proprio staccando il giapponese, sono rimasti in tre. Sì, errore di valutazione da parte dei norvegesi e di Rizek, che hanno buttato via 1,5 km di fatto. Effettivamente è così. Si sta veramente mettendo molto bene per Mario Zeidel, che deve davvero resistere a questo punto. Intanto attenzione, perché il gruppo Pittin non è lontano da il giovane Oftebro e François Bro, quindi l'11° posto è alla portata. Poi vedremo cosa succederà con quelli davanti, perché non so se Faist riuscirà a reggere il passo di Erik Frenzel. Intanto Costa è stato raggiunto da Erola, Taylor Fletcher, Gerd Graser, si fa difficile per Samuel, però piazzamento nelle prime 27 posizioni dovrebbe essere garantito. Questo tratto, l'impressione è che Grobak abbia veramente un altro passo rispetto a Mario Zeidel.
però Zeidel potrebbe aver guadagnato qualcosa nello stadio, perché dietro c'era ancora Kito Watabe che tirava con gli altri in attesa. E comunque Kito Watabe ha chiuso il buco e si è riportato su questo terzetto. Poi è chiaro che in una volata è chiuso. Sì, non c'è dubbio. Akito fatica sempre a rispondere agli scatti. Lui con il suo passo cerca di chiudere il buco, ma fa sempre fatica. E abbiamo visto Riber battezzare la schiena di Rijek. Però adesso Rijek ha lanciato un attacco a cui Riber fa fatica a rispondere e solo Grobak prova a replicare. E là davanti c'è Zeidel molto affaticato. Questo è un momento chiave della gara. Attenzione, Kito Watabe alza bandiera bianca e anche Riber inizia a vedere tutto nero. Del tratto che porta ai 9003 credo che possa far fatica. No, 9003, meno di 9003, aspetta, 8,8. Sì, guardate la differenza di passo che c'è tra Zeidel e Rijek là dietro. Però oggi si vede anche il limite che può avere Riber in un contesto di gara in cui è obbligato ad andare a tutta fin dall'inizio. E ci possono provare Rijek e Grobak. Però attenzione, perché nell'ultima parte del giro Mario Zeidel in qualche modo si è sempre difeso. Sì, è chiaro che per adesso lo vedono quei due lì e in volata poi sono nettamente superiori a Zeidel. Il podio per l'austriaco è garantito. Certo che mi domando quanto convenga a Riber non gareggiare domenica. Poi è chiaro che di norma ha dimostrato superiorità rispetto agli altri, però gente come Rijek, capito, Watabe sta salendo di colpo in maniera preoccupante. Questi sono capaci di rimanere in condizione fino all'ultima gara della stagione. Uno come Rijek oggi può guadagnare tra i 30 e i 50 punti su Riber. Quindi e più quelli che guadagnerebbe domenica. Ha ripreso Zeidel, che è veramente in difficoltà, e attenzione perché ci sarà ancora un tratto su cui tentare l'attacco. E Grobak ha perso qualche metro. Non è detto che Rijek se ne sia accorto. Grobak che in discesa dovrebbe rientrare senza particolari problemi. Ecco, si decide tutto qui. Questa è la salita che porta a praticamente 250 metri dal termine del giro. E Rijek scavalca Zeidel, lancia l'attacco. Grobak non si vede, adesso prova a rispondere ma è decisamente più lontano. Forse ha perso l'attimo fuggente. Diciamo che la Germania in stagione non ha mai vinto a livello individuale, e questa è una notizia considerando quanto avvenuto nel recente passato. 7 vittorie per la Norvegia e una per l'Austria. Rijek che prova a interrompere il digiuno tedesco e Grobak si conferma un atleta a suo agio da queste parti, perché Rijek non ha mai vinto ma è stato secondo tre volte, mentre il buon Grobak ha 5 podi con 2 vittorie in Val di Fiemme. Oggi andiamo a 6 podi sicuramente. E oggi lo sconfitto per come è andata la gara è Riber, a tutti gli effetti, perché l'ha proprio gestita male tatticamente. Sì, ha cercato di riportarsi su Zeidel ma non ce l'ha fatta, si è fatto sfidare, però questi atleti hanno messo in mostra una cilindrata superiore e qui siamo verso il traguardo, la gara si è decisa. Vince Johannes Rijek, Germania, prima vittoria per la Germania in stagione. Rijek che sale a quota 17 vittorie in carriera, mentre Pittin può andare alla caccia del decimo posto, perché come pensavo Faist si è staccato dal gruppo di Frenzel. Quindi ecco l'arrivo, vince Johannes Rijek che guadagna almeno 50 punti su Riber nella classifica generale di Coppa del Mondo. Scrivi pure 50. Arrabbiato Grobak secondo, Zeidel comunque terzo, è il secondo podio della stagione. Sì, oggi i norvegesi, non solo Riber, non l'hanno gestita al meglio. Akito Watabe porta a casa il quinto posto e dietro ci sarà una volata tra Frenzel, Klaffer e Geiger, presumo. Però attenzione anche a Yashmid, che lo scorso anno ha vinto una gara attaccando proprio sulla salita alla finale. Sì, gara molto strana quella di Yashmid. Aspettiamolo l'arrivo. Qui intanto arriva appunto Geiger che si prende la sesta posizione con Frenzel dietro, chiaramente Geiger in un finale di gara qualcosa in più rispetto ad Erik Frenzel, e dietro avremo Klaffer forse e Yashmid, dopodiché potrebbe arrivare anche il gruppo di Pittin a lottare per la decima posizione. Faist aveva 13 secondi di margine rispetto a Pittin, vediamo se quello è Faist o Pittin. Credo che Faist stia resistendo, perché dietro arrivano Risle, Pittin e Hirvonen. Sì, vediamo come va a finire. C'è una volata 3 per le posizioni dalla 11 alla 13 con Faist che prova a difendere la top 10. Hirvonen sfrutta le leve e finisce un po' più forte rispetto ad Alessandro Pittin, almeno così pare.
sarà foto Pini. Ma sai che non lo so, Pittin in spaccata potrebbe avere anche stampato Hirvonen, va rivista attentamente. È il decimo posto, era gliela portata, comunque Pittin si riconferma tra i migliori 15 abbondantemente. 14esimo Grider, altra buona gara, 15esimo Bro. Aspettiamo l'arrivo di Oestebro, che nel finale ha pagato un pochino. Qui arriva Denifel, direi. E Oestebro dovrebbe essere questo, che arriva 17. Non male, dai. Mi aspettavo qualcosa in più, se devo essere onesto, eh. Per la posizione di partenza, per lo schema di gara, poi nulla è scontato. Erola è arrivato tipo di sci, penso, pazzesco, seguito anche da Gerd Graser. Anche Gerd Graser è andato nuovamente forte nel fondo, eh. E sarebbe l'ottavo austriaco? Abbiamo detto tutto. Che Theodore Fletcher è andato forte. Qui arriva Samuel Costa, che come sempre nei finali riesce a difendersi, 21esimo. Però Costa quest'anno ha disputato 7 gare, è entrato in zona punti 6 volte, sono numeri importanti. Pittin ha numeri comparabili, 9 gare, 8 volte in zona punti, 2 volte tra i migliori 10. Manca l'ultimo step in avanti, però quel salto in avanti lo fai sul trampolino. È lì che puoi cambiare il volto alla seconda parte della stagione, diventando un atleta in grado di lottare per il podio. Arriva anche Yain, che ce la fa a rimanere in zona punti. Quindi da terzo a 26esimo. Gerard. Sta arrivando anche un cieco che potrebbe essere forte. Ma io penso che oggi, se ci fosse una staffetta dei combinatisti solo di sci di fondo, l'attuale Finlandia lotterebbe quasi ad armi pari con la Norvegia e la Germania. Vai a vedere i piazzamenti dei vari Mekiau, Erola, Mutu. Beh, di Erola ne abbiamo parlato a lungo. Guarda, forse è difficile che la Finlandia non vinca quella staffetta solo di sci di fondo. Ma se la giocano, perché sai, poi devi fare anche del distacco e non è facile. Però sarebbe una lotta molto interessante. Tanto arriva con il 44. Buzzi, direi che era partito in Wave Star. Beh, tempo sugli sci migliori di giornata, direi senza ombra di dubbio Erola. Guadagnato 1 minuto e 10, nonostante fosse reduce da malanno. Pittin però è lì, quindi sfida tra Pittin ed Erola sul filo dei decimi. Forse Erola per 3 decimi ha fatto il miglior tempo di giornata. Arriva Kostner, che sarà 36esimo, perché andrà a scavalcare Buzzi, che ha usufruito della cosiddetta partenza onde. E poi comunque Buzzi chiuderà 37esimo, perché non si vede nessuno all'orizzonte. Partenza onde che serve per evitare i doppiaggi, ecco. E quindi andiamo a fare i conti per la classifica generale di Coppa del Mondo. In attività, con più successi abbiamo solo Prenzel alla 43 e Muan a 25. Io per la generale a questo punto non posso più escludere Rige, che ha ricominciato a saltare in maniera proficua. I nomi sono quelli: River, Rige, Akito Watabe. E Grobak è più staccato. Grobak ha anche disertato un paio di appuntamenti e quelli pesano nell'economia della classifica. Chiaramente a Schoenhoff si capiranno tante cose. Eh sì, ricordiamo il triple della prossima settimana, con le prime due gare che avranno punteggio dimezzato e la terza punteggio raddoppiato. Prima tappa un salto 5 km, seconda tappa un salto 10 km, terza tappa due salti 15 km. Con i risultati tutti concatenati. Abbiamo il piazzamento definitivo di Pittin? Pittin è arrivato 11. Vedi che con la spaccata è riuscito a beffare Hirvonen, quindi grande volata di Alessandro Pittin, perché Hirvonen è l'atleta più stazzato, di norma più competitivo in un finale di quel tipo. Bene, beh, alla fine grande prestazione, perché fare meglio era impossibile. Era l'unico in grado di tenere il passo degli austriaci di punta e dei norvegesi nel salto, e oggi abbiamo visto come può andare a finire quando si difende sul trampolino. Eh sì, quindi questa è la classifica finale. Oggi trionfo della Germania, 4 tedeschi nei 10. Qui viene messo Pittin 12esimo, Hirvonen 11esimo. Ah, l'hanno cambiato l'arrivo. Inizialmente io invece sul display ho Pittin 11 e Hirvonen 12. Infatti non è chiara la situazione. Un sistema da 11esimo Pittin, l'altro 12esimo. Beh, la sostanza comunque no, cambia poco. Però dall'immagine frontale la spaccata di Pittin poteva anche apparire vincente. È chiaro che devi sempre guardare lateralmente. 36esimo Kostner, 37esimo Buzzi, 42esimo Meyerhofer, l'ultimo italiano arrivato.